Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sui programmi TV video, che hanno appena visto Maria De Filippi vincere gli ascolti con la prima puntata di C'è posta per te. Le ultime news ci svelano che ci sono grandissime novità per Giuseppe e Chiara, la coppia siciliana che è stata protagonista di un bellissima sorpresa da parte di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. C'è posta per te ieri, 13 gennaio, ha stracciato la concorrenza grazie alle sue storie che hanno coinvolto il pubblico da casa. Nel corso della prima puntata si sono susseguite 5 vicende diverse, che hanno coinvolto emotivamente anche Maria De Filippi, protagonista tra l'altro di una punizione esemplare ai danni di 4 allievi di Amici 17 Video. Ma torniamo a C'è posta per te, dove le lacrime questa volta sono scese per emozionare. La storia che ha impressionato di più è stata quella di Giuseppe e Chiara, arrivata ad essere protagonista sui vari social. Il ragazzo in evidenti difficoltà economiche ha chiesto l'aiuto di Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker a sostenerlo nella dichiarazione d'amore alla sua fidanzata. I telespettatori hanno scoperto che Giuseppe porta a casa solo 400 euro al mese, troppo pochi per chiedere in sposa la sua Chiara. Se la storia di Giuseppe ha strappato qualche lacrima per le sue difficoltà economiche, quella che ha emozionato di più è stata quella di Luigi, che ha assistito il fratello fino all'ultimo momento. Giuseppe e Chiara, la svolta dopo il regalo dei coniugi Trussardi. Dalle novità sulla prima puntata di C'è posta per te abbiamo visto che Luigi, grazie alla permanenza in corsia accanto a suo fratello malato di tumore, ha conosciuto una dottoressa con la quale si sposerà a breve. Invece dovrà aspettare qualche altro mese saranno Giuseppe e Chiara, che grazie al regalo dei coniugi Trussardi hanno aperto un'attività nel capoluogo siciliano. Una svolta di vita che neanche i ragazzi si aspettavano, in quanto l'assegno era nascosto all'interno di una borsa firmata Trussardi regalata al ragazzo come portafortuna. Come abbiamo scoperto, durante i 5 anni e mezzo di fidanzamento Giuseppe aveva potuto permettersi solo un pupazzo a forma di panda ed un braccialetto da 60 euro. A proposito, Michelle, nel frattempo tornata dietro il bancone di Striscia la Notizia, li ha definiti la coppia più bella del mondo. La presentatrice di Sanremo 2018 ha detto di essere legatissima alla città di Palermo, luogo dove è stata concepita una delle figlie avute da Tommaso. Infine Giuseppe ha chiesto a Chiara di diventare sua moglie, dopo che Michelle aveva letto le promesse del promesso sposo. Per altre notizie sui programmi TV video non vi resta che cliccare segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore, Gossip.